Adesso Mosaic Cosmo che riparte quest'anno con un tema fondamentale, la Rinascenza, Tommaso Romano. Col nuovo anno, ecco la nostra trasmissione, è naturalmente un tema che abbiamo più volte ripreso e accennato è quello della Rinascenza. Che cos'è la Rinascenza? E a cosa si collega questo termine che io uso spesso, che anche un gruppo di amici usiamo per indicare una possibile svolta, una possibile realtà nuova che si possa manifestare nell'ambito del nostro paese, ma direi anche delle idee e soprattutto nell'ambito di una rinnovata presenza dal punto di vista sociale, culturale, che possa incidere nella realtà. È un termine che naturalmente immediatamente ci fa pensare al risorgimento, ma soprattutto alla rinascita proprio del rinascimento. Ma non è soltanto il rinascimento inteso come un'idea letteraria, ma direi la Rinascenza è un concetto che proviene anche dalla grande storia e tradizione e cultura classica, che intende una vita dell'uomo come una continua sfida, una continua ripresa di temi, soprattutto una possibile e continua resurrezione. Lo stesso tema del resto della resurrezione di Gesù Cristo è una nuova rinascita. Ecco, ognuno di noi probabilmente rinasce alla vita ogni qualvolta affronta la vita stessa, ogni qualvolta affronta le sfide della vita, ogni qualvolta affronta le sfide della realtà. Ecco, in questo senso quindi c'è un'idea generale, totale, globale, in cui si manifesta e vive questa idea generale della rinascita, un'idea che però deve incarnarsi anche nella storia, non è soltanto un fatto mentale, una rinascenza mentale, una sorta di metanoia, una sorta di revisione, ma è soprattutto mettersi in discussione. La rinascenza è anche questo, mettere in discussione alcuni tabù, alcuni stereotipi, alcune idee che poi hanno bisogno di revisione, hanno bisogno di essere rivisitate, riviste. Ecco che nella storia l'accelerazione anche della storia, pensiamo a ciò che la tecnologia produce quotidianamente come novità, poi nell'uomo la sfida continua con la scienza, con la tecnica, ma anche con un nuovo umanesimo. Ecco, affermare un nuovo umanesimo significa sapere vivere nel tempo, senza misure incapacitanti, senza una dimensione incapacitante, ma soprattutto con le idee chiare che possano essere idee anche a posto dal punto di vista della visione del mondo della vita, dei grandi temi che poi la vita ci pone. E da questo punto di vista, appunto, rinascenza significa anche impegno nel sociale, impegno culturale, come l'abbiamo noi attraverso questa trasmissione, attraverso questo spazio, ma soprattutto attraverso la coscienza che dobbiamo prendere dei temi che ci riguardano, perché il nostro mondo non è un mondo degli altri, è anche mondo nostro. Se Palermo, la Sicilia, l'Italia, l'Europa, il mondo hanno problemi anche derivati dalla nostra responsabilità o irresponsabilità. Quindi la responsabilità è un altro tema della Rinascenza, è un altro tema che accomuna la vita dell'uomo nel suo farsi. Quindi avere lo sguardo in avanti, ma anche avere le radici per terra, ben per terra, avere una visione cosmica delle cose, ma anche e soprattutto guardare concretamente con ideali rinnovati la vita e le sfide del mondo. E questo concetto in cui ci possiamo ritrovare come concetto innanzitutto filosofico, letterario, culturale, come concetto di vita, come concetto della storia e del mondo. E in questo senso storia e mondo si coniugano per avere una visione generale delle cose e della vita. E allora la letteratura, l'arte non sono avulse dal mondo, ma sono nel mondo, e direi che questa trasmissione Mosaic Cosmica è anche, sì, nel senso della grandezza delle cose ultime, ma è anche nella finitezza delle cose prime, che sono poi quelle che ogni giorno noi affrontiamo. Ecco, rinascere alla vita significa che rinascere con spirito nuovo. Rinascenza è anche spirito nuovo che si proietta e si manifesta nel tempo e nella storia. Grazie.